Polifemo ora si sposta a Mottola. Beh, c'è una bellissima mostra, una rassegna di pittura appunto a Mottola, intitolata Artisti sotto le stelle. Oltre una ventina di artisti, di pittori che espongono le proprie opere, pittori, artisti provenienti da varie aree, da varie zone della provincia ionica e non solo. Un modo per vivere l'arte, per trascorrere delle giornate qui al fresco di Mottola all'insegna dell'arte, all'insegna della cultura, perché non dimentichiamolo mai, l'arte è cultura. Sindaco, valorizzare il territorio, renderlo appetibile anche attraverso un'offerta artistica, nella fattispecie pittorica. Beh, questa è una parte della cultura qui a Mottola che in realtà ha una storia molto più importante, molto più profonda. Questa è la 15ª edizione di una rassegna estiva di pittura, ma che si collega in un percorso culturale di pittura che qui ha un terreno fertilissimo. Voglio ricordare che lo stesso organizzatore di questa manifestazione, Giovanni Rogante, ha organizzato la 50ª mostra nazionale di pittura e vedremo quest'anno cosa accadrà. E in più abbiamo anche altri laboratori di pittori nel nostro centro storico che fanno delle personali, insomma, quindi voglio dire, più che una manifestazione che si collega al territorio, è una parte importante di organizzatori e di artisti che qui a Mottola trovano nella cultura della pittura uno dei momenti di sintesi più importanti. È un'occasione di aggregazione, perché magari tanta gente che il giorno di Ferragosto, perché la manifestazione si svolge proprio a cavallo del Ferragosto, nelle giornate del 13, 14 e 15 di agosto appunto, ha l'occasione la gente di così stare in piazza, di prendere un po' d'aria fresca, ma ripeto, all'insegna della socializzazione, dello stare insieme, del non sentirsi soli. Anche questo è uno spunto. Certo, è uno spunto importante, così come possono essere tanti altri eventi culturali, ma quello della pittura lo diviene ancora più importante, perché è un momento in cui stiamo insieme, ma stiamo insieme a tutti gli artisti che sono qui, stazionano qui, parlano con noi, ci dicono le loro sensazioni, ci dicono come si arriva alla creazione di questi quadri, quindi è davvero un momento dei più importanti. Accanto alle cose più di clamore e rumorose, è un momento in cui abbiamo un confronto e che arricchisce totalmente la cultura di questo paese, i nostri cittadini, i giovani. Sono tre sere, questa è quella di Ferragosto dove un po' tutti sono fuori, ma vedo che anche questa sera c'è gente, però abbiamo avuto una presenza notevolissima nei giorni scorsi e ripeto, in un confronto amichevole, ma anche ovviamente di conoscenza profonda di quest'arte e dei loro artisti. Questa è la 15ª edizione, ma non dimentichiamo che l'organizzatore di questa edizione è lo stesso che a Mottola ha fatto la 50ª edizione della rassegna nazionale. Siamo con Giovanni Rogante, organizzatore di Artisti sotto le stelle. Beh, l'arte a Mottola ha un nome e cognome preciso, Giovanni Rogante, e non a caso stiamo parlando con l'ideatore, il costruttore, uso queste espressioni, delle 50 edizioni della rassegna internazionale di pittura Città di Mottola, che si svolge nel periodo natalizio. Ma come dicevo, la pittura fa sentire il proprio peso, la propria importanza a Mottola anche d'estate. Parliamo di questa 15ª edizione. Intanto, questa 15ª edizione abbiamo scelto degli artisti tra i più bravi che partecipano alla mostra del periodo di Natale, e quindi è stata anche questa una mia creatura che non lo so se si deve continuare o meno, però come vedi abbiamo fatto un look completamente diverso, è stato organizzato con più cura e quindi anche dal punto di vista estetico si presenta abbastanza bene, quindi abbiamo avuto un grande successo anche di pubblico e abbiamo delle opere bellissime che adesso avrete modo di vederli. Ecco, colgo l'occasione per così rubare, tra virgolette, qualche anticipazione in vista della mostra, della rassegna di Natale, del periodo natalizio. L'anno scorso si è chiusa la 50ª edizione, lei ha detto finisce qui un'era, però
Io dico che sono convinto e tutti ci aspettiamo e speriamo che anche magari in un'altra veste, ma la pittura a Mottola ci sia. Allora intanto diciamo che abbiamo chiuso quella parentesi, quindi io mi ricordo sempre che mi dicevano è bene chiudere da campione, quindi abbiamo avuto un grande successo l'anno scorso. Però è un patrimonio che va conservato. Va conservato, però non penso di ripetere, andare a 51, 52. Forse una nuova veste. Ma vabbè, penso più di no che sì, vabbè. Però poi si vedrà. Insomma. Spero di essere smentito. Intanto Giovanni Rogante, noi ora vediamo questi quadri, questo allestimento, ma indubbiamente c'è tanto lavoro, c'è tanta fatica a livello organizzativo e lei è una persona che si rimbocca le maniche, fa il direttore artistico ma fa anche l'operaio, nella duplice versione. Soprattutto l'operaio, perché il direttore artistico non l'ho mai fatto. Lo faccio con passione, con amore, amo l'arte, quindi l'ho fatto tutto da solo, senza l'aiuto di nessuno. E spesso è questo che molte volte mi sento un po' abbattuto, perché tanto lavoro e sei sempre solo a lavorare con i risultati, insomma. Però c'è l'apprezzamento della gente, vedere tanta gente che segue vuol dire che... Sì, certamente c'è un pubblico che mi segue da tanti anni, anche gli artisti mi seguono, basta una telefonata che arrivano tutti e questo penso che è la cosa più bella che posso dire. Anche perché Mottola sta diventando, un punto di riferimento artistico, non solo per la provincia ionica, ma a livello di meridione Mottola ha una grossa forza. Certamente Mottola diciamo è diventato un punto di riferimento di molti artisti italiani e non. È l'unica manifestazione dell'Italia meridionale che per 50 anni consecutivo ha avuto dei grandi successi. Se consideri che abbiamo avuto Treccane, Fiume, Guttuso e tanti altri che sono passati tutti da noi. Quindi come diceva un critico di Taranto che poi è morto, Amodio, Mottola. Giovanni Amodio. Mottola è come Castrocaro per arrivare a Sanremo, quindi questa è la... Si fa le ossa e diventa il trampolino di lancio. Ed è anche una bellissima vetrina Mottola, tu hai avuto modo di vederla anche come è stata allestita e come è stata curata nei minimissimi particolari. È fatta di tante manifestazioni, sapete a Mottola tantissime rumorose con migliaia di persone. Qui invece siamo in un cenacolo molto particolare, ma che per noi come amministrazione, ma devo dire non solo come amministrazione... Ma... E cerchiamo di conoscere anche qualche artista, è il caso di Giovanna Buonfrate. Intanto ora mentre noi stiamo parlando scorreranno le immagini dei suoi dipinti. Io da profano in materia vedo questi volti rappresentati, raffigurati che... hanno un valore non solo di mera rappresentazione del volto, ma hanno evidentemente un substratum, un retroterra psicologico. È vero, perché ogni dipinto parla dell'anima del pittore, dei sentimenti e quindi ogni dipinto viene interpretato da chi lo guarda. Quanto ci mette per realizzare un quadro? Dipende dal soggetto, dipende dalla grandezza, a volte mesi, molti mesi e a volte un mese, dipende. Conta anche molto l'ispirazione? Molto l'ispirazione, perché anche a livello cromatico tu ti guardi intorno e dipingi quello che senti in quel momento. Ecco, lei dipinge in momenti di gioia, di dolore, di riflessione? No, dipende. Se ho proprio voglia di farlo, mi guardo intorno e faccio il paesaggio, per esempio, perché in quel momento lo voglio fare. Mi dispiacerebbe se un pezzo della cultura mottolese venisse, diciamo così, abbandonato. Però adesso avremo modo di riflettere, abbiamo tempo, però io adesso ci tengo ancora una volta a ringraziare gli artisti che sono qui, io ho parlato con loro ed è importante parlare con loro perché loro ti danno la dimensione, cioè se queste... Un altro giovane artista, Nico Formica.
Nico, quanti anni hai? 25. Ecco, vedo dei dipinti molto belli, ora li scorreremo. Grazie. Vedo intanto una donna incinta con un pancione e il tema della maternità. Aspettando il nuovo arrivato. Questo è il titolo? Sì. E quanto ci hai messo per realizzare quest'opera? Circa un mese e mezzo, perché occorre soprattutto molta concentrazione e cercando di lavorare anche sui particolari, perché questo lavoro è molto ricco di particolari difficili e poi ci vuole anche tempo di asciugare, anche molta concentrazione. Ecco, un'altra opera che stiamo mostrando è quella appunto della quercia. Una quercia, un ulivo, chiedo scusa. Indubbiamente l'ulivo vuol dire tante cose. Cosa rappresenta per te? Allora, l'ulivo prima di tutto rappresenta il tempo degli antenati, perché essendo un albero molto secolare che risale anche millenni di anni, cioè ricevono anche gli antenati, dall'antichità anche ai nostri giorni. Ecco, e poi c'è un'altra opera, quale? Sarebbero i trulli. Ecco, beh, tu sei di Martina, quindi... Che rappresenta le strutture, le case primarie pugliesi, dove anche molti li usavano anche per rifugiarsi e anche per... furono le prime case ad essere abitate, okay. Secondo la nostra Puglia. Un'altra artista, Lina Mannara, sulla sua tela sono effigiate le immagini di Romeo e Giulietta, un classico. Sì, perché quest'opera fa parte di una collezione che ho dedicato al film di Zeffirelli Romeo e Giulietta, il film del 67, ispirata all'opera shakespeariana Romeo e Giulietta. La mostra si chiamava L'amore oltre la vita di Shakespeare e praticamente raffigura le scene più romantiche del film. In questo caso c'è una frase sull'opera che descrive praticamente un passaggio delle opere dei messaggi di Shakespeare. Shakespeare dice: lasciate che sia io a commettere il peccato. Quando lei rifiuta il suo bacio, lui la convince con queste parole dolci, assumendosi la responsabilità dell'azione. Per me è stata davvero un'emozione trasformare la pittura in pittura, l'opera letteraria di Shakespeare, in quanto comunque tendo sempre a dipingere l'amore, a dipingere le figure umane, specialmente quelle femminili, ma in questo caso è stato bello raccontare a chi fruisce dell'opera, raccontare in immagini quello che è stato l'opera scritta. E ne sono molto fiera. L'altra opera è sempre di Lina Mannara. Importante, quindi non era proprio una cosa così, no? Queste persone hanno vissuto un momento di emozioni, non l'hanno considerato una cosa praticamente che come poteva esserne un'altra o magari stare in questo momento in un altro posto rispetto a questo. Ecco, allora questo ci incoraggia, perché dietro questi quadri, dietro queste persone c'è una passione, un cuore che pulsa, un interesse che, come dire, queste persone, quest'animo, questi loro sentimenti, come dire, se li dovessimo abbandonare davvero, come dire, commetteremmo un sacrilegio. Quindi davvero dobbiamo riflettere, perché queste persone che ci trasmettono queste emozioni e queste convinzioni e questa partecipazione, naturalmente speriamo di poterle, ecco, essere vicini, stare vicini e poter... Artisti sotto le stelle espone prevalentemente opere pittoriche, ma non solo, vi sono anche altre forme di artigianato e infatti siamo in compagnia della signora Giuseppina Portacci, che è autrice di una serie di merletti. Non sono un tecnico della materia, ma dei lavori fatti all'uncinetto, che erano le caratteristiche delle nostre nonne. Ecco, signora, mi corregga, perché io ovviamente ho detto non sono del campo. Dunque, questo deve guardare la telecamera. Questo qui è fatto con ago e filo, con ago, e viene chiamato il famoso chiacchierino, che oggi sta scomparendo completamente. Pochissimi lo fanno, che mi è stato tramandato da mia madre e mia madre da sua madre. Quindi ancora oggi
Pochissime. Ecco, e lei riesce a tramandarlo ai suoi figli, ai suoi nipoti? Io spero, la nipotina mia è presa di più, i figli negati. So, qualche insegnamento lo dà? Io ci provo. Ecco, vediamo qualche altra opera, questa abbiamo detto è questa verde. Chiacchierino, viene chiamato Chiacchierino. Ecco, poi ne vedo un'altra. Questo è il famoso filet, viene chiamato filet, è fatto all'uncinetto e raffigurano delle immagini, Madonna, i putti. Così come quello a fianco. Sì, infatti. Signora, quanto tempo ci mette? Perché poi lei indubbiamente è una mamma di famiglia, è moglie, è madre. Questo richiede molto tempo, perché in un giorno riesco a fare appena tre rosette. Queste sono ogni singolo pezzo che poi viene collegato. Ma in tutto? Questo qui un paio di settimane. Invece questo? Fare dalla mattina alla sera, questo è molto più facile come lavoro. Le provoca, si rilassa? Sì. Molto, molto. È qualcosa che piace. I nostri organizzatori qui a Mottola sono davvero bravi, continuano su tutti i settori della cultura, quella musicale, quella della pittura, lo sport, la musica classica, l'arte della chitarra. Ecco, sono particolarmente contento. Un'altra artista, Cinzia Raffo, abbiamo alle nostre spalle un'immagine mitologica di una guerriera. Esatto, è ispirato a una vecchia serie TV, principessa guerriera, Xena, quindi ho rappresentato lei con il Monte Olimpo alle sue spalle, diciamo che sono attratta molto dalla mitologia greca, quindi mi ha ispirato questo. Evidentemente ha una passione proprio per la mitologia. Esatto, sì, beh, sin da piccola mi leggevo libri e altri generi, insomma, sto qui. Vediamo qualche altra opera, ora ci spostiamo. Un'altra opera di Cinzia Raffo, vediamo appunto la Vergine, la Madonna, che ha sulle sue spalle appoggiato il volto di Cristo morente. Sì, è una trasposizione in pittura della famosa statua del Michelangelo, la Pietà, e quindi ho voluto rappresentare un particolare di quest'opera, sempre olio su tela. Quindi, la domanda che pongo a molti artisti, quanto tempo impiegate per realizzare le vostre opere? Io diciamo di media ci metto da 2-3 mesi, quindi c'è molto lavoro dentro, sotto, insomma, abbastanza curato nei particolari, a parte che l'olio ci vuole anche molto tempo per potersi asciugare, esatto, quindi ci vuole molto tempo, per ogni opera abbastanza tempo. Che delle loro manifestazioni parlano di 15° anno, 50° anno, 25° anno. Ecco, questo credo che sia una speranza per tutti quanti noi, una comunità che si fonda su questo impegno, credo che possa guardare con molta serenità al futuro. Grazie a tutti quanti. Bene, tanta arte, tanta pittura, tanta cultura, perché lo ripeterò sino alla noia, l'arte, la pittura e cultura. E noi abbiamo voluto dare il nostro modesto contributo affinché queste realtà artistiche di pregio che Mottola riesce a sfornare abbiano la giusta vetrina mediatica, televisiva nella fattispecie. Ora però ce ne andiamo in pubblicità.